Buonasera a tutti, non fate caso alle mie varie scottature, questo è l'esperimento di ieri della mia ceretta e invece di farlo un po' alla volta l'ho fatto tutto insieme, quindi mi sono strappata la faccia. Comunque, bado alle ciance, sono qua per farvi la recensione dei fake della Kylie, delle tinte labbra Kylie che ho preso da AliExpress, che sono queste. Ne ho prese 8, era da un bel po' che l'aspettavo. Mi sono arrivate e ve le vado a mostrare. Oddio, scusate. Allora, due confezioni sono arrivate. Un paio di confezioni sono arrivate un po' massacrate. Però me ne frego perché io i pacchetti non li tengo, quindi e niente. Andiamo subito a swatchare, si dice, credo. Non lo so, quella roba lì. Allora, partiamo. Direi dal più chiaro, ma alcuni mi sembrano doppi. Boh, vedremo. Allora, questo si chiama Dolce. E boh, forse questo sarà uno dei video più lunghi che farò. Andiamo subito a vedere com'è. Oh, santa polenta, vieni qua. Allora, la matita è così. Vediamo. Partiamo da qua. Adesso non so se riesco a farvela vedere. Aspettate, così. E la tinta. Poi chi toglierà sta roba? Madonna, non mi si può guardare. È così. La tinta sembra più scura del contorno labbra. Adesso vado a ripassarla, vediamo se cambia qualcosa. Ma no, bisogna insistere un po'. Comunque, non so se riesco a mostrarvela bene. La prima è così. Poi andiamo avanti. Adesso non so come saranno sulle labbra, non li devo ancora provare. Questo è Candy. E vediamo come quest'altro. Allora, la matita è così. Madonna, riuscite a venire più vicino però. Così. E la tinta. Boh, è questa. Bella, mi piace. Adesso provo a farlo da sta parte del braccio perché da qua mi viene veramente scomodo. Poi abbiamo Coco. C'è sulla mano che faccio prima. Matita. Metto tutte e due e poi ve li mostro che facciamo prima, sennò qua non ne veniamo più fuori. E tinta. Madonna, non ho messo un quintale. Beh, come scrivenza mi sembrano abbastanza belli. Allora, sopra c'è la matita e sotto c'è la tinta labbra. Poi abbiamo Poesie. Ce la posso fare? Mi sa che sto video lo metterò a caricare stasera perché se no. E andiamo a vedere. Ma la matita mi sembra uguale, ma no, leggermente più scura. Devo dire che cambiano appena appena una dall'altra. E poi le matite qua sono da valutare perché. Allora, questa è la matita e questa è la tinta. Non so se riuscite a vedere dal telefonino, ma c'è una leggera differenza. Poi, adesso a livello di durata, non lo so, Mary, quando li testerò, la prima volta che volevo incominciare a mettere un po' di rossetto, un po' di mascara, giusto per. Ah, Mary è un bel rosso a vedere da qua. Vediamo, io adoro il rosso. Un rosso tendente, boh, un rosso rosa, non so. Allora, sopra avete la matita. Invece si era messa a fuoco la matita sopra. Ecco, mi sono già. E sotto avete il rossetto. Mi raccomando, non fate caso alla mia faccia perché sono stato pietoso.
per finire mi sono pasticciata dappertutto, ma poi abbiamo Leo. Che è un rosso mattone, sembrerebbe. Vediamo. Sì. Però non capisco perché le matite siano più chiare dei rossetti. Vabbè, va al di là della mia concezione, io sono un po' ignorante, di solito l'ho sempre messa più scura. Comunque questa è la matita e questo fai la messa a fuoco, è il rossetto. Poi abbiamo Muse. Questo mi piace. Che è così. Allora, qui avete la matita e qui avete il rossetto. Questa tinta mi piace un sacco. Dove ho messo la custodia? Qua. E l'ultima. Se poi metterò sopra i nomi, perché se no non mi ricordo niente. È Kurt, come cavolo si dice, non lo so, scusate l'ignoranza. E questo è bello strong. Dove lo mettiamo? Qua. Trovo che le matite, il colore a vederlo così sembra scuro, poi invece quando lo metti su, in questo caso trovo che non, sì, vabbè, forse, non lo so. Non ci azzecca molto con la tinta, ma vabbè. E l'ultimo è questo. Matita e tinta labbra. Niente, questo era quello che mi è arrivato da AliExpress. Mi sembra di aver superato i 12 euro per tutti e 8. Poi chiaramente li testerò per dirvi se tengono, non tengono, seccano, non seccano e tutto l'ambaradà. Credo di aver fatto il video più lungo di questo periodo. Non ho mai fatto un video da 7 minuti e mezzo. Quindi per me è già tanto. Vi saluto, vi auguro una buona giornata e ciao a tutti!